Un imprenditore quarantenne è stato arrestato a Marciano in flagranza di reato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate. L'uomo ha ferito a colpi di fucile la sorella di 33 anni, ora gravissima in ospedale, e il fidanzato di quest'ultima di 34. Il giovane ha riportato lesioni meno gravi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto, nella tarda serata di giovedì l'uomo, al termine di una lite in famiglia, ha imbracciato il fucile da caccia regolarmente detenuto e ha esploso alcuni colpi che hanno ferito al volto la sorella e agli arti inferiori il cognato. I colpi sarebbero stati esplosi dal terrazzo della palazzina, dove entrambi i fratelli abitano in diversi appartamenti. Sono ricoverati nella rianimazione dell'ospedale di Terni, prognosi riservata ai due uomini rimasti coinvolti nell'incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, 16 gennaio, lungo la statale 209 Valnerina all'altezza di Cervara, Terni. Il paziente più giovane, di 28 anni, ha riportato un politrauma addominale con fratture, attualmente stabile e nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto ad intervento ortopedico. Sono invece già in via di miglioramento le condizioni del settantenne, che, anche se la prognosi riservata non è stata ancora sciolta, potrebbe essere trasferito al riparto entro le prossime 24 ore. Sei giorni di sciopero, di telefonate, di confronti fatti a freddo davanti al cancello chiuso della Trafomec Europe S.A. di Tavernelle, ma la lotta dei lavoratori ha portato al risultato sperato. Non solo il pagamento delle spettanze dovute, stipendio di dicembre 13, ma anche l'impegno della proprietà a un confronto serio con le parti sindacali sul futuro dell'azienda. Le nostre interviste. Siamo partiti venerdì scorso con uno sciopero ad oltranza, in quanto l'azienda ci aveva comunicato che non ci sarebbe stata la possibilità di erogazione dello stipendio di parte della tredicesima che non avevamo preso per Natale. Questo fino a lunedì. Lunedì qualcosa si è sbloccato con il pagamento di tutte le spettanze. A quel punto abbiamo chiesto un confronto con la direzione, in quanto sono 3 anni che il presidente non ci incontra e ad oggi, dopo 7 giorni di sciopero, abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo. Arrivati a questo punto abbiamo deciso di sospendere lo sciopero in quanto abbiamo ottenuto un fantomatico incontro in cui quando arriverà il presidente in Italia, in quell'occasione sarà veramente modo di tirare fuori una data e creare un tavolo istituzionale. Per ora le maestranze rientrano dentro al lavoro e indubbiamente la nostra lotta continua perché continueremo con il blocco degli straordinari e delle prestazioni e fin quando il Presidente non sarà qui in azienda e poi lì si vedrà il da farsi. La scuola sicura. Questo è il titolo del convegno nazionale organizzato oggi a Perugia dall'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola. Ma chi si prende cura della scuola? Il compito è complesso e riguarda più livelli, dai dirigenti scolastici agli enti locali fino al Ministero dell'Istruzione. Per questo, oltre 100 associati da tutta Italia si sono riuniti a Perugia per confrontarsi sul tema della sicurezza nelle scuole e sensibilizzare le autorità competenti. All'evento hanno partecipato anche rappresentanti dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, dei comuni, delle province, delle professioni tecniche e del mondo della scuola, tra cui Antonella Junti, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria. Presenti inoltre Antonello Giannelli, presidente dell'AMP, Rita Coccia, vicepresidente AMP e presidente AMP Umbria, nonché dirigente scolastico dell'Istituto Alessandro Volta di Perugia, e Anna Scani, viceministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con delega all'edilizia scolastica. Sentiamola. Noi abbiamo fatto di recente una riunione in cabina di regia con tutti gli enti locali a livello nazionale che ha deciso lo stanziamento di
stanziato di 510 milioni, dei quali 11 arriveranno alle scuole umbre. C'è già il riparto della regione basato sul piano triennale fatto per gli anni 2018-2020, quindi fondi ci sono. Ora bisogna accompagnare gli enti locali perché quei fondi siano utilizzati. Anche per questo noi abbiamo voluto rafforzare la task force dell'edilizia scolastica insieme all'Agenzia per la coesione e quindi al Ministero per il Sud per la coesione territoriale. Abbiamo un nuovo protocollo che fa sì che ci sia più personale sul territorio e più personale a livello centrale. Cosa fanno questi esperti? Supportano i comuni nella progettazione e qualora si sia in eccessivo ritardo o nell'impossibilità di spendere i fondi che sono stati stanziati, è previsto anche un potere sostitutivo del Ministero, che quindi consente in ogni modo di far arrivare le risorse laddove devono arrivare. Questa è una novità importante che va incontro agli enti locali, ma soprattutto va incontro alle necessità delle nostre scuole. L'amministrazione comunale di Foligno, dopo anni di richieste di interventi da parte dei cittadini, demolisce il prefabbricato di Prato Smeraldo, uno dei simboli del degrado urbano da troppi anni in disuso e meta preferita dei vandali. La consigliera comunale Daniela Flagello, che segue da tempo la vicenda nonché è residente del quartiere, ringrazia l'amministrazione comunale, l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Riccardo Meloni per aver posto immediatamente l'attenzione su questo annoso ed ormai insostenibile problema. Sentiamola. I cittadini hanno richiesto una soluzione di un problema, finalmente ci siamo. Come vedete l'amministrazione ha provveduto a smantellare quello che ormai era diventato uno dei simboli del degrado della nostra città, della nostra amata città, la cosiddetta casetta di Prato Smeraldo. Questa casetta, che poi tanto casetta non era, era un prefabbricato bello consistente che era stato messo nel, diciamo, il terremoto del 97. Questo era un modo anche per sfruttare, no? questo prefabbricato in maniera diversa, invece è rimasto sempre abbandonato. Qui ci sono le scuole, l'asilo, diciamo, e le elementari. Qui c'è il parco giochi dei bambini con tutto i giochi, l'illuminazione e tutto quanto, e poi come vedete qui è tutto pieno di abitazioni. Quindi l'obiettivo bambini... è recuperarlo per l'utilizzo della gente, insomma. Esatto, togliendo... invece questo non è mai stato fatto e quindi è stato sempre oggetto di vandalismo e c'era di tutto e di più. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tempo in peggioramento sull'Italia a causa dell'ingresso di correnti nord-atlantiche che porteranno piogge e neve anche a bassa quota. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 18 gennaio. Al mattino molte nubi al nord e lungo le regioni tirreniche con piogge diffuse e neve sui rilievi alpini oltre 500-700 metri. Al pomeriggio temporali localmente intensi al nord-est, residue piogge al centro, con neve fin verso i 1000-1100 metri sull'Appennino. In serata e nottata peggioramento sull'Emilia-Romagna, Triveneto, con piogge e neve in calo fino ai 300-400 metri sull'Appennino settentrionale. Temperature minime e massime in generale calo, soprattutto al centro-nord. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.